benvenuti a quest'altro speciale, a un altro speciale sul Giro d'Italia, sempre in studio con Cristiano D'Angelo ed Enzo Costantino, e da remoto abbiamo Annalisa Faei di Padova, che è una nutrizionista, sì, la dottoressa Faei, che salutiamo e che ci è stata presentata da Cristiano, perché nello speciale precedente l'ex campione Luciano Rabottini ha parlato un po' ha accennato insieme a Cristiano della dieta del ciclista, e però noi vorremmo approfondire la dieta per la gara a cronometro, perché ne abbiamo una sabato, esatto, a Fossa Cesia. Allora, intanto grazie Annalisa. Proprio come è cambiata l'alimentazione del ciclismo. Luciano raccontava che ha corso i 10 Giri d'Italia tra l'80 e il 90. La domanda che volevo farti, ma volevamo farti, è come bisogna preparare oggi una cronometro da Fossa Cesia a Ortona, una cronometro di 20 km dove effettivamente bisogna andare in Z qualcosa, con le famose Z, le zone, no? Quindi bisogna andare sempre a tutta. Quanto è importante l'alimentazione e cosa un ciclista dovrebbe mangiare? Allora, abbiamo visto che durante la cronometro, comunque durante le tappe, l'importanza principale ce l'hanno sempre comunque i carboidrati, perché il professionista arriva a un consumo di carboidrati il triplo rispetto a un amatore, infatti arriva a 140 grammi di carboidrati, che vuol dire zuccheri, e in un rapporto particolare che va studiato su di loro, soprattutto che si usano nello specifico glucosio e fruttosio, e sono le due sostanze che in rapporto corretto danno benzina all'organismo, e soprattutto devono essere assunti in momenti specifici, perché se aspetto troppo non riesco ad avere una buona performance. Stessa cosa l'alimentazione prima, il giorno prima, la mattina, poco prima della gara, durante la gara, dopo la gara, primo spuntino, secondo spuntino, la cena, il pasto pre-nanna, perché durante una cronometro soprattutto il ciclista deve essere leggero, quindi non deve avere sangue che gira in posti sbagliati, quindi allo stomaco, deve avere un carico di carboidrati, ad un elevato carico di carboidrati, pochi grassi, perché è una gara corta, fondamentalmente non è una tappa lunga, e soprattutto i grassi bruciano lentamente, quindi deve sparare tutto quello che ha, la famosa Z3, Z4, andare al massimo dei watt possibili, e questo si fa solamente con dei carboidrati. E poi ci sono le nuove teorie della basificazione, perché essendo la prima tappa una tappa ad alta intensità, produco tanto acido lattico, quindi cosa succede? Che poi ne risento dopo questo tipo di tappa. Infatti c'è il rimedio storico, che sono i bicarbonati, e nell'alimentazione si cerca di evitare tutti i cibi acidi che possono dare fastidio, quindi pomodori, si cerca di evitare le fibre ovviamente, quindi carboidrati semplici, puliti, del classico riso e pollo, perché il ciclista vive di riso e pollo, poche fibre, perché se le fibre non vanno prese vicino alla gara, ma tipo dopo, e tantissimi zuccheri, tantissime sostanze che poi vanno a dare vasi idratazione, quindi si utilizzano il succo di barbabietola, si utilizzano i mirtilli per il recupero, quindi tutte sostanze che vanno a vasificare l'organismo e a potenziare la vasodilatazione, quindi l'ossigeno muscolare. Perfetto. E io, quando hai detto succo di barbabietola, un bruttissimo ricordo, perché anche noi bevevamo un succo di barbabietola. Sinceramente a 16-17 anni non capivo il motivo e dicevo vabbè, è buono, ma in realtà non era nemmeno buono, però come dire, mi ha sbloccato un bel ricordo. Perché una squadra di ciclismo ha bisogno di una figura tecnica come la tua?
perché ormai è tutto portato all'estremo, le bici sono all'estremo, la tecnologia è tutto al massimo e adesso anche gli studi scientifici sugli sportivi sono aumentati, quindi l'alimentazione adesso è diventata un parte integrante della performance, soprattutto l'alimentazione durante, perché abbiamo visto che il ciclista ha tutti i pasti schedulati, quindi ha un contenuto di carboidrati, proteine e grassi a seconda della sua composizione corporea, quindi a seconda del peso, della massa muscolare, della massa grassa, a seconda dell'FTP adesso, quindi in base alla potenza che deve sviluppare si riesce ad avere il suo consumo calorico, a seconda anche proprio del tipo di lavoro, deve andare in fuga, non deve andare in fuga, c'è salita, non c'è salita, deve rimanere in gruppo. A seconda di tutti questi parametri si studia l'apporto calorico, perché ovviamente si è visto che è l'ultima parte di studio, di mancanza di tecnicità che c'era che mancava al ciclista, perché comunque se non c'è benzina non si va avanti. Quindi se arriva verso la fine della tappa che non ha mangiato a sufficienza o semplicemente ha perso una borraccia con dentro 80 grammi di carboidrati, fa fatica. Quindi nelle borracce non ci sono l'acqua, non c'è acqua adesso. Hanno anche acqua. E quando Coppi e Bartali si scambiarono la famosa borraccia, si scambiarono l'acqua però, quindi allora non era proprio così. Sì, era un segno di pace simbolicamente, ma dico, allora non c'erano le borracce con i carboidrati. Con i miscelli di carboidrati, no? Allora no. C'era un altro sport, diciamo così. Dottoressa, ma una dieta equilibrata e finalizzata la consigliamo anche alle persone che non fanno sport? Certo, la dieta equilibrata permette la longevità fondamentalmente, perché se sto bene vivo bene e quindi starò bene anche a lungo. La famosa nostra dieta mediterranea, Cristiano, Cristiano sta bene, vivrà a lungo. Se stiamo bene, viviamo a lungo. Ho chiesto, Cristiano sta bene, vivrà a lungo secondo la sua consulenza medico-nutrizionale. Certo, si segue quello che gli dico io, sì. Ah, ecco, va bene. Seguiamo tutti quello che ci dice la dottoressa, la ringraziamo per questa anche simpatica spiegazione e vi diamo appuntamento al prossimo speciale. Grazie mille, Annalisa. Grazie. Ciao, grazie.